sono tenuta a stare qui ad ascoltarti. Tu mi annienti, mi annienti. No, mi è bastato quello che ho sentito ieri sera. E ormai sono lontana. Tu forse mi vedi, credi di vedermi. Ma io non ci sono più. Buongiorno ragazzi. Ciao, scusa. No, vieni. Ieri non c'è nessuno. Ma perché credevi che ci fosse qualcuno ieri? Sì. Allora vuol dire che sono proprio brava. Buongiorno. Mamma non c'è, è uscita presto perché aveva un appuntamento di lavoro. Poi ci raggiungi fra un po'. Vuoi fare colazione, vuoi un caffè? No, 13 anni, non si beve il caffè. Io il latte non ce l'ho però. Perché me ne dimentico, poi scade, rimangono 3-4 bottiglie in frigorifero e... Ah, però c'ho il succo. C'ho il prosciutto cotto, il succo. C'ho dei buonissimi biscottini al cioccolato. Dai, siediti qua. Bicchiere. Ecco. Io però devo continuare a lavorare, eh? Allora. Senti, ti va di darmi una battuta? Io non sono capace. No, no, è facilissimo. Tu sei quello stronzo di Antonio? Cioè, sei stronzo perché sei mio marito e mi tradisci. Ok. Vabbè. Tu basta che leggi, vedi, Antonio, 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 solo quelle. Tu leggi, ok? Allora, aspetta, eh. Devi andartene. Io rimango. Questa è casa mia. Casa nostra. Vattene. No, non me ne vado. Ma perché? Dimmi perché. Perché ti amo. Vaffanculo, stronzo bastardo. Non c'è scritta qua. Sì, sì, lo so, scusami, mi è venuta così. Non ti preoccupare, sei bravissimo. Vabbè. Continuiamo. No, posso andare un attimo in bagno? Che... Certo, scusa. Grazie mille. Io sto qui al ripasso. Ehi, dopo c'è una sorpresina per te. Ah, ok.